Terzo e ultimo blocco per presentare questa grande squadra che farà parte della Voce del Silenzio, questo nuovo format che a partire dal mese di ottobre entrerà direttamente nelle vostre case e non solo, come avete sentito con i nostri amici che ci hanno preceduto, anche ormai in tutto il globo con mass media e quant'altro, Facebook. E allora andiamo a presentare subito Michela Resi, buonasera, grazie per essere con noi. Ciao, buonasera. E Davide Romanini, eccolo qua, buonasera Davide. Buonasera. Direte, e cosa ci fanno questi signori qui? Beh, ve lo facciamo subito dire da loro. Tanto voi che cos'è che rappresentate? Tanto parliamo sia di turismo e quant'altro, ma non solo. Non solo, prego. Esattamente. It's and Travels nasce da un'idea di Davide Romanini, un'idea che riguardava poi il viaggio, visitare luoghi, conoscere la storia dei luoghi. Insomma, un profondo curioso. Un profondo curioso, sì. Diciamo anche andare a cercare ad assaporare quelli che sono appunto i sapori dei luoghi che si vanno a visitare. Aveva bisogno di una compagna di viaggio, una compagna instancabile, l'ha trovata. L'ha trovata. L'ha trovata, esattamente. E avete formato questo abbiamo tandem? Abbiamo formato, sì, questo tandem. La cosa che mi ha colpito in maniera particolare è stato viaggiando per l'Italia trovare comunque delle persone che all'interno di un'Italia in crisi in realtà avevano fatto della loro passione il loro lavoro, erano diventati degli imprenditori e portavano avanti un piccolo impero con un'energia e un entusiasmo incredibile. E quindi mi sono detta: allora c'è fermento in questo, certo, in questo paese che è dichiarato assolutamente in crisi. E da lì siamo partiti, andati. Questo bel sodalizio. Davide, senti, invece a te volevo porre la domanda di, ma proprio te la faccio in maniera proprio molto molto banale. Cosa c'entra la vostra realtà con la Voce del Silenzio? Che cosa c'entra, è vero? È difficile parlare di turismo dopo che si sono sentiti problemi gravi certo, che sono propri di tutte le persone, però il turismo nasce dalle vacanze, dal tempo libero. C'è tanta gente che si porta il lavoro in casa, certo. Noi abbiamo pensato di fare un po' il contrario, esatto, di non portare il lavoro in casa o ancora peggio in vacanza, addirittura in vacanza, ma abbiamo pensato di fare il contrario, di portare la vacanza nel nostro lavoro. Cioè, quindi di dare un messaggio positivo, in primis noi, cioè noi facciamo un lavoro che ci piace, lo facciamo con passione e andiamo in giro per l'Italia con questa passione a trovare, a vedere i posti innanzitutto, a vedere i luoghi, a vedere l'Italia meravigliosa, è tutta meravigliosa, però a conoscere anche persone, e che sono le stesse persone che hanno tutti quei problemi di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, certo, in questi mesi, ancora poco fa nella parte precedente della trasmissione, sì, tasse, TARES, TARI, TARS, insomma tutte le problematiche che tutte viviamo le problematiche. Certo. Cosa cambia da quello che facevamo prima, che abbiamo fatto nell'ultimo anno? Noi in dieci mesi circa, da quando abbiamo iniziato It's and Travels, abbiamo fatto 14.000 km in auto, abbiamo visitato, siamo stati in 10 regioni su 20, abbiamo girato tanto, abbiamo visto caseifici, frantoie, acciaie, aziende vitivinicole, artigiani, vasai, distillerie. Tutte queste persone sono imprenditori, sono persone che portano avanti con passione il proprio lavoro. Certo. E noi facevamo il video turistico, poi a telecamere spente ci parlavano e noi abbiamo iniziato a conoscerle, abbiamo iniziato a interessarci a quello che... E allora perché la Voce del Silenzio? Cosa c'entriamo noi con la Voce del Silenzio? C'entriamo proprio in questo. L'unica differenza tra It's and Travels puro come è nato e It's and Travels nuovo, chiamiamolo, all'interno della Voce del Silenzio, è che noi daremo la voce a queste persone che potranno esternare, dire, qualcuna magari verrà in trasmissione, ovviamente ci limiteremo alla Liguria in questa fase e gireremo la Liguria, che è la nostra regione. Bene, Michela, per ritornare a te invece, allora fondamentalmente cerchiamo di tirare un po' le fila, tanto si andrà anche a conoscere quelle che sono le realtà, ma soprattutto anche le eccellenze della nostra straordinaria e meravigliosa regione, e ce ne sono davvero davvero tante. Tutte da scoprire, ecco, perché sono soltanto all'inizio. L'avventura è iniziata questa settimana in maniera particolare e abbiamo già avuto il piacere di poter intervistare
Alessandro Cavo, che si è definito il custode della pasticceria liquoreria Cavo Marescotti. Quindi siamo entrati direttamente nel vivo, grazie a lui, che è anche presidente FEBA Cascom, e quindi un personaggio assolutamente importante che ci ha Che vi ha introdotto introdotto. E esattamente. possiamo assolutamente dire, senza ombra di smentita, che questo è solo un piccolo antipasto di quello che poi naturalmente vi potranno proporre. Esattamente. Velocissimamente, Davide, ritorna a te, anche perché poi abbiamo un contributo video. Sì. State lavorando anche a un bel progetto, insomma, inseguite anche un progetto importante che è quello delle botteghe storiche, che non ha bisogno di presentazioni. Insomma, anche qui mi sembra che di dire senza ombra di smentita che ci sono davvero delle straordinarie realtà. Sì, sono delle realtà veramente straordinarie, perché le botteghe storiche custodiscono, è proprio il caso di dirlo, perché Alessandro Cavo si è presentato non come l'imprenditore, non Certo. come il proprietario, non come l'amministratore, ma si è presentato come il Il custode custode. di questo locale. Quindi lui si mette come la persona che fa da tramite tra la tradizione, il passato e il presente, e ci ha anche detto che le botteghe storiche non devono essere dei musei, devono Assolutamente, essere anzi, dei luoghi dove la gente dove va. può assolutamente fruibile un po' per Esatto. tutti. Adesso ritorniamo al discorso di dare voce, ma ritorniamo anche a dire che queste persone, Alessandro Cavo in primis, che è stato la persona che ha voluto questo albo delle botteghe storiche, e che poi lo possiamo anticipare, verrà in una delle prossime Bene, trasmissioni. bene. E queste persone però stanno combattendo, perché noi lo vediamo qua, sembra una battaglia a risico. Questo è il centro Ecco, aspetta, storico, magari questo è adesso il centro lo facciamo vedere storico. se Alessandro, il nostro regista, stacca solo sul mio primo piano. Facciamo solo vedere, eccolo qua, ti ringrazio. Parla, parla pure tu, Ecco, eccolo qua, vedete le botteghe questo è il storiche. centro storico, quei puntini rossi sono le botteghe storiche. Lì è custodita Genova, la tradizione di Genova, Meraviglioso, quello che... meraviglioso, veramente, E noi vogliamo veramente. andare a visitarli tutti questi Grazie, posti. grazie. Ecco, ritorniamo Michele invece adesso fondamentalmente perché vorrei lanciare adesso il filmato, perché poi la televisione è fatta di immagini, no? Certo. Tante belle parole, ma adesso vorremmo davvero andare a vedere un po' come lavorate. Sì. Siete bravi davvero? Lo scopriremo nel prossimo filmato. Dimmi solo di che cosa si tratta velocemente, poi lanciamo il filmato. Io ho Grazie. scelto questo filmato molto semplicemente. Io sono una sensibilona fondamentalmente, non sono un'accanita, ma sono una sensibilona. E ho Bene. scelto questo filmato perché il protagonista è un signore di 80 anni, Insomma, un 80-82, un ragazzino. ragazzetto, esatto, quarta generazione produttore di olio. E mi ha assolutamente conquistata, mi ha conquistata la sua energia, mi ha conquistata la sua passione. Io mi sono letteralmente innamorata Innamorata. di questo signore che abbiamo trovato a Viterbo, lo Ecco, abbiamo l'avete trovato girato a a Viterbo. Viterbo, Beh, sì. beati voi che girate, mangiate bene, vi divertite, fate un lavoro meraviglioso. Allora andiamo a vedere questo contributo e poi ritorniamo nuovamente in diretta. Rimanete con noi. Il nostro viaggio nella Tuscia inizia con un personaggio meraviglioso stamattina. Buongiorno Mario, Buongiorno, Mario buongiorno. Matteucci, quarta generazione produttore di olio, il paradosso. Mario, tu sei nato qui, sei vissuto qui, hai iniziato a lavorare prestissimo. Veramente prestissimo, perché io a 6 anni già contribuivo al lavoro dell'azienda, So che veramente. non ti facevano fare i compiti per No, no, è vero, venire. quando hai fatto i copie pure giù prima, lo dicevano, mica sono bugie, è vero questo qua, eh. E questo è il tuo regno, Io questo un qui è museo la adesso passione, diventa. ormai esatto, la quarta generazione, mi piace che ci sia un domani pure la quinta, però fino a che c'è la quarta tutte le cose vanno un po' bene, la quinta non lo so, vediamo, speriamo bene. Allora, qui c'era la produzione dell'olio quando ancora non c'era La luce. corrente, qui non c'era la corrente e le olive venivano buttate da là sopra, venivano buttate qua sopra, c'è una grande piazzola, c'è una via, venivano buttate le olive da sopra. Da sopra, si prendevano questi cesti quando scendevano e si buttavano in questa macina girata dall'uomo, poi che c'era il cavalluccio, che è più spazio, perché io giravo proprio il cavalluccio, giravo fino a che frantumavano tutto l'ulivo. Quando l'ulivo era stato frantumato e veniva una pasta in questo modo, no? Veniva messo sempre per mezzo delle mani qua dentro, si metteva qua dentro. Quando era piena, si alzavano queste cose qua e si metteva sopra a questi altri fiscoli. Questi sono chiamati fiscoli e sono fatti di fibra di coco. Questi li facciamo noi, li costruiamo pure noi questi qua. Poi da qua dentro usciva fuori acqua e olio.
quando si esprimeva, qua usciva fuori acqua e olio, veniva messo in questo mastello. Quando era pieno si trapassava qua in questa caldaia e si lasciava decantare, perché un'oretta circa, perché l'olio essendo più leggero dell'acqua, l'olio essendo più leggero dell'acqua veniva a galla. Allora, non essendoci la luce, bisognava lavorare per mezzo, cioè, quando non c'era più l'olio si lavorava per mezzo delle decantazioni. L'olio essendo più leggero dell'acqua veniva a galla, veniva in superficie e si prendeva con questa qua. Questo era il famoso separatore che c'è adesso, si levava sopra l'olio fino a che si arrivava all'acqua, si metteva in quei barili, in quelle ceste lì. E poi basta. Poi si beveva. E poi dopo si mangiava l'olio. Questo, noi lavoriamo in questo modo, perché da quando è venuta la corrente abbiamo fatto un altro mulino aggiornato alla corrente, però non sono quei mulini che abbiamo adesso, come quello che abbiamo laggiù in fondo, che si lavora tutto meccanicamente. Poi abbiamo scoperto, grazie ai fiscoli, la lavorazione della fibra di cocco. L'ugittista che fibra di cocco, quella posso essere sincero, l'ho inventata proprio io. Cioè, a me mi venne un grande, quando c'avevo la bottega, mi venne un grande rappresentante da Roma, cioè andavo giù in India a farle veramente, a imparare, perché loro fanno tutti i suoi, l'ugittista in Italia, al mondo non la fa proprio nessuno. Esempio, questo per esempio è piccolino. Questo è un piccolo fiscoletto che ho fatto io, sarà 3 giorni, che ho fatto veramente io. Questo è piccolo, poi si fanno, ecco, questi sono altri fiscoli che ho fatto per qualche amico e cliente. Questi si fanno tutti a mano, che dopo ve lo faccio vedere come si costruisce magari un'urgistica, un cesto, o qualcosa. Portavasi, qualsiasi cosa ci si fa col cocco. Bomboniere, cestini, fiorieri, lampadari addirittura, abbagiù, qualsiasi cosa. Una grande passione. Ma... Se non ci fosse la passione, specialmente in Italia, non ci va niente. E qui siamo ritornati in diretta, insomma, giusto per darvi un piccolo antipasto di quello che fanno questi due fanciulli, che A si divertono, B, fanciulli perché vi divertite, B lo fanno con estrema passione, soprattutto c'era Michela che diceva: io vorrei ricollegarmi proprio tra una delle ultime frasi che ha detto questo straordinario personaggio, che l'abbiamo visto 88 anni e ne dimostrava 20, per l'energia e la passione che aveva. Di che cosa si tratta? Lui ha detto... Io gli ho chiesto, lei ha una grandissima passione, lui mi ha risposto: senza la passione in Italia non si fa niente. Questa frase io me la sono portata. Ti chiedo ancora, consigliamenti di tenere ancora me la sono portata a casa. Senza la passione non si fa niente. Ovviamente detto da una persona anziana e con una vitalità così incredibile, io sono rimasta. Meno male che non ti sente, digli della terza età, se no si offende. Anche perché ho 88 anni, ormai rinizia la terza giovinezza. Senti, Davide, ritorniamo un attimo su di te. Avete già pianificato un'altra cosa bella, mi sembra di aver capito che fate proprio coppie a livello professionale, in questo caso tu come operatore e lei come testimonial, e secondo me vi divertite da matti, oltre che andare a scoprire queste. Invece qui avrete assolutamente la necessità di coprire il territorio della Liguria, e penso che assolutamente, senza ombra di smentita anche in questo caso, non vi manchino le argomentazioni. No, assolutamente no, perché tutto quello che abbiamo trovato a livello nazionale lo ritroviamo sicuramente in Liguria. Frantoi li troveremo sicuramente, artigiani li troveremo, distillerie le troveremo, qualche cosa sicuramente. Pesto ci dice qualche cosa. Abbiamo già contattato Priano, forse andremo anche lì se ci vogliono, ma sicuramente. Ma poi ci piacerebbe che anche essere chiamati, perché dobbiamo sempre decidere noi che qualcuno ci chiami. E a tal proposito chiedo cortesemente allora al nostro regista Ale, che è sempre molto puntuale, e mandiamo cortesemente ancora il nostro cartello con tutte le scritte su come collaborare in questo caso con il grande gruppo della Voce del Silenzio, e soprattutto con tutti i dati, appena potete, grazie. Ritorniamo a te, Ira, anche perché, prego, sempre il microfono vicino. Tutti coloro che sono nell'ambiente turistico, nell'ambiente imprenditoriale, sempre riguardo il turismo, se volete contattarci, raccontarci la vostra storia o semplicemente darci dei consigli, noi saremo assolutamente felici di venirvi a trovare
ed ascoltarvi. E poi se avete anche un pezzo di focaccia, Davide no. ha detto assolutamente noi che ci non teniamo si indietro. Noi non ci chiamiamo It's and Travels, è vero, credo, mangia. Mangia. Lei poi se è la persona, oltre ad essere la conduttrice, che ha messo due tasselli importantissimi. Che sono? Innanzitutto il nome. Io mi fermavo a It's e lei mi ha aiutato ad arrivare al nome completo, It's and Travels. Mi ha dato proprio una mano. Okay. E il secondo è lo slogan, perché con lo spirito dello slogan che Michele una volta mi ha scritto in un'email e che adesso se me lo legge è un piacere sentirlo, è diventato il sottotitolo del nostro sito internet ufficiale. È come al solito, io sono la parte sentimentale, quindi era un momento di sentimentalismo tutto mio. Io ho scritto su Facebook: la nostra Italia è piena di tutto quello che ci serve per sognare e farci assaporare il piacere di vivere nel paese più bello del mondo. Assolutamente, ecco perché esisterà la voce del silenzio, per testimoniare ancora una volta che questo è davvero il paese più bello del mondo. Cerchiamo di non farlo diventare il più brutto, d'accordo? Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Insomma, abbiamo davvero ormai poco. Michela, ti faccio una domanda molto molto veloce, banale e diretta. Tu ti sei improvvisata, e se ti sei improvvisata testimonial conduttrice ti dobbiamo fare i complimenti, fidati di una persona che fa questo mestiere davvero da tanti anni, quindi complimenti. Grazie, grazie, sì, mi sono improvvisata perché come tutte le cose che mi vengono proposte e che mi prendono sentimentalmente, petto, io sì, ti ritorno lì. Una cosa che mi colpisce, mi piace, la devo fare, la devo provare, mi piace stare a contatto delle persone, mi piace ascoltare le persone e soprattutto mi piace ascoltare le persone che hanno una passione dentro. E assolutamente. Questa è la cosa più importante per me, un sogno, una passione. Davide, invece per quanto riguarda te, mi sembra anche di aver visto una cosa, non c'è una cura particolare della fotografia, insomma, patinata, c'è davvero invece una ripresa bella, pulita, sincera, dove è un po' tradizionale, dove andate poi anche con le location. Sì, le riprese sono on the road, al limite ci inventiamo una seconda telecamera su cavalletto per fare coperture. Però facciamo, non c'è un montaggio particolare. No, non avremo il tempo, non avremo il tempo, siamo in due, dobbiamo fare velocemente, e sono più importanti i contenuti della forma in questo caso. Però mi dicevi che questa trasmissione qui, insomma, ha avuto anche la fortuna di essere vista anche un po' in tutta la penisola, insomma, con collaborazione anche con altre emittenti, adesso sicuramente con La Voce del Silenzio. A proposito della Voce del Silenzio, Michela, se non vado errato, c'è un promo, giusto, in collaborazione. Come partner abbiamo realizzato un promo. Bene, chiedo cortesemente allora ancora alla regia di dirci quanto manca al plink pubblicitario il prossimo, tanto faccio ancora due battute, due e mezzo. Allora abbiamo ancora proprio una battuta con te Davide e una Michela velocissima e poi lanciamo il promo. Okay. Come vogliamo chiudere? Quali potrebbero essere, anche te ti chiedo, le emozioni che vorrai provare all'interno di questa trasmissione e soprattutto che cosa ti aspetti da questa collaborazione? Allora, innanzitutto mi aspetto, come dicevo prima, che iniziare a essere contattati. Mi piacerebbe veramente che qualcuno, qualche imprenditore, qualcuno di tutte queste persone che portano avanti aziende con passione, capissero anche la nostra di passione, ci contattassero per intanto per portare la loro voce all'interno della trasmissione che si intitola La Voce del Silenzio e quindi è l'ideale. E che siano legate al turismo, che è la nostra passione. Mettere insieme le due cose per me è la cosa più bella. Michela, chiudiamo. Cuore, passione, emozione, tutte e tre o una catalogata insieme all'altra? Tutte e tre, assolutamente. Tutte e tre, assolutamente. Quello che vorrei dire è proprio che l'Italia è un paese che può assolutamente vivere con il turismo. Abbiamo delle risorse incredibili. Queste risorse sono state nascoste in un modo o in un altro, questo poi all'interno della trasmissione verrà fuori. Io mi auguro che venga fuori, mi auguro di riuscire a dare delle risposte, perché comunque gli imprenditori portano posti di lavoro, portano comunque benessere nelle famiglie. Bene, voglio assolutamente ringraziare Michela Resi e Davide Romanini di It's and Travels per essere stati con noi. Anche grazie, loro faranno parte di questo grande progetto che è La Voce del Silenzio. E a proposito, facendo un piccolo salto all'indietro con la nostra macchina del tempo virtuale, lanciamo il promo e poi rimanete con noi perché inizia ufficialmente la puntata di questa sera dedicata ai nuovi poveri che vivono sotto la nostra lanterna, con una puntata davvero speciale. Rimanete con noi, grazie. Con noi la Liguria, i suoi itinerari, le sue bellezze, le sue botteghe storiche, i suoi profumi e i suoi sapori. Segui It's and Travels anche all'interno del format La Voce del Silenzio.
saremo la tua voce.